competenza, tecnologia e rete, no? Mi sembra che siano i tre passaggi. Adesso proviamo a vedere di approfondirli singolarmente. Quando sicuramente si parla di tecnologia, inutile nasconderlo, c'è un paese che ha sempre rappresentato l'innovazione della tecnologia in agricoltura, che è Israele. E presentando Amleto Elia di Robotic Perception, che è una startup israeliana che chiedo di raggiungere il palco, una startup israeliana che si occupa di aprire la strada non al 4.0 ma al 5.0 sui vigneti. E su questo gli chiedo proprio, raccontandoci la loro esperienza, magari anche di fare un taglio su come un passaggio importante che faceva Francesco sulla sostenibilità, che faceva prima anche il segretario, cioè come possiamo, grazie anche a questi strumenti, ridurre l'apporto di fitofarmaci, di sostanze nell'ambiente, quindi migliorare il nostro livello di sostenibilità. Grazie. Buongiorno, ringrazio Coldiretti per averci invitato e l'ambasciata israeliana per averci lanciato in prima linea con tutti questi produttori a spiegare il nostro prodotto. Insieme al dottor Spinazzola, noi siamo business developer per alcune aziende israeliane, non solamente nel campo dell'agricoltura, ma nel campo della robotica, della cibernetica, della sicurezza informatica. Nel caso dell'agricoltura in qualche maniera si concentra un po' tutta la conoscenza di Israele. Voi sapete che Israele è una superpotenza mondiale dal punto di vista dell'innovazione e dal punto di vista dell'agricoltura. Due secondi, diamo il benvenuto Prego. al Presidente della Regione Presidente. Veneto, il Governatore Zaia. No problem. Prego, dottore, scusi. E dicevo, sapete che Israele è una superpotenza dell'innovazione e dal punto di vista agricolo non è certamente la terra promessa dell'agricoltura come l'Italia, ecco, diciamo, è una striscia desertica in cui non piove mai, quindi per loro l'innovazione tecnologica in qualche maniera è una necessità. E per questo Israele è diventata una vera, vera superpotenza della robotica e della cibernetica anche applicata all'agricoltura. L'azienda che presentiamo oggi si chiama Robotic Perception ed è un'azienda nata molti anni fa, quando ancora non si parlava neanche dell'agricoltura 4.0. È sostenuta dall'Israel Authority of Innovation ed è inserita nell'Horizon 2000, che è un programma delle aziende più innovative d'Europa, è un programma europeo. Bene, giustamente si parlava di agricoltura 4.0. Devo dirvi che in Israele l'agricoltura 4.0 è un po' il passato, nel senso che quella che per noi è italiani, diciamo, io parlo anche da agricoltore perché ho un'azienda di uva da tavola e uva da vino di quasi 100 ettari, quindi ho un'economia di scala che mi può fare capire le reali necessità dell'agricoltura. Quando noi stiamo adesso parlando di smart agriculture, cioè di sensori e droni, beh, in Israele hanno un po' superato questo. L'agricoltura 5.0 è un po' l'agricoltura che non è fatta né più della natura né dall'uomo, ma è un'agricoltura fatta dalle macchine, è un'agricoltura artificiale, come l'intelligenza artificiale. Fa un po' paura, forse per noi italiani, sa un po' di Terminator come cosa, però effettivamente è un po' quello che la Robotic Perception ha cominciato a fare tanti anni fa. La Robotic Perception ha creato un robot che si chiama Spiro, che voi vedete nella sua prima versione. Il robot è stato inventato per i vigneti, ma poi lo stiamo scalando per i frutteti in generale e per le colture, diciamo, a sesto stretto, parliamo così, ecco, non per le colture in pieno campo. E ovviamente monta un'intelligenza artificiale all'interno, è in grado di superare gli ostacoli autonomamente, si muove con un GPS integrato all'interno delle colture. Può muoversi sia in piano sia in pendenza, come nel vostro caso qui in Veneto, che avete dei territori alle volte leggermente in pendenza.
ed è in grado di praticamente svolgere autonomamente tutte le pratiche agricole standard. Per pratiche agricole standard io parlo del taglio dell'erba dell'interfilare, l'applicazione dei pesticidi e, nel caso di alcune aziende che potano ancora sperone, anche la propotatura di vigneti, come si fa negli Stati Uniti, per capirci. Quindi tutto questo lo fa attraverso una battery pack elettrica, che più o meno fornisce dai 4 ai 5 ore di autonomia a seconda della situazione del terreno, e poi monta degli strumenti, delle attrezzature plug and play, come per esempio una trincia dell'interfilare o una rotativa per l'interfilare, che vengono montate sulla macchina a seconda delle esigenze del produttore, così come anche una cimatrice per la prepotatura. Questa è un po' la presentazione del robot. Dal punto di vista dell'applicazione dei fitofarmaci, credo che voi siate tutti agricoltori, sapete che l'applicazione dei fitofarmaci funziona o ad alto volume di acqua o a basso volume di acqua, quindi puoi mettere tanta acqua o poca acqua, e quindi automaticamente tanto prodotto o molto prodotto all'interno. Devo dirvi che non è questa la soluzione israeliana, non è quanta acqua mettiamo o quanto prodotto mettiamo, ma è dove lo spruzziamo. Perché normalmente tutti noi agricoltori usiamo i nostri trattori e le nostre macchine per spruzzare in maniera indifferenziata su tutta la coltura. In realtà tutti voi sapete che le colture sono fatte in tal modo che solo alcuni punti della coltura sono affetti da una malattia, da una patologia, ed altri no. E così tutte le patologie si distribuiscono in maniera molto differente nella coltura. L'intelligenza artificiale di questo robot capisce un po' quali sono le malattie che hanno le piante. Non so se qualcuno di voi ha mai scaricato quell'applicazione che si fa la foto, per la quale si fa la foto al fiore e ti dice che malattia ha. Bene, quel tipo di tecnologia, che è una tecnologia israeliana, è stata montata su questo robot. Il robot cammina, fotografa pianta per pianta, capisce qual è la pianta malata, quale che non è malata, e dopodiché spruzza solamente in un punto preciso della coltura. È inutile dirvi che oltre a risparmiare acqua si risparmia energia, si risparmia prodotto fitosanitario, si risparmiano applicazioni di pesticidi in generale. Questa è un po' la spiegazione della nostra tecnologia, ecco. È tutta basata sull'intelligenza artificiale. Io ho finito, questa è la nostra spiegazione della nostra struttura. Grazie dottore, anche per le suggestioni che ci ha dato di grande innovazione.